Quanti giorni parterà la ZTL qui in piazza Primo Maggio a Palmi? Sì, la ZTL in realtà è un tipo di scelta urbanistica che è già operativa da anni. La novità di quest'anno sicuramente è costituita dal controllo elettronico dei varchi, dal sistema di controllo elettronico dei varchi. Cioè, Palmi ha voluto essere una città civile e moderna come molte città, soprattutto del centro nord Italia. Da noi c'era purtroppo l'abitudine di chiudere i varchi, la zona ZTL, quindi a traffico limitato, le aree pedonali con delle transenne che sono assolutamente indecorose e non sono degne di un paese civile. Dovrebbe bastare la segnaletica sappiamo che non è sufficiente, e quindi Palmi si doterà di varchi elettronici per la lettura delle targhe. Quindi abbiamo dei sistemi centralizzati di lettura targhe che leggeranno le targhe dei veicoli non autorizzati che transitano appunto nella ZTL, inviando chiaramente le relative sanzioni. Quante sono, ecco, le sanzioni per chi prevenisce? La sanzione per la circolazione della ZTL è di circa 80 euro, quindi diciamo sono sanzioni abbastanza elevate. Quindi viene sanzionata sia la sanzione che eventualmente, se uno poi si ferma con l'auto all'interno della zona, verrà anche aggiunta la sosta in area non consentita. Ovviamente c'è una deroga. Ci sarà una deroga per i residenti che vengono muniti di autorizzazione o per determinate categorie di utenti che potranno chiaramente transitare con o senza l'autorizzazione, per esempio, per portare un esempio, i disabili. Quindi coloro che sono muniti di contrassegno per disabili europeo potranno accedere nella ZTL comunicando preventivamente le targhe appunto a noi, alla polizia locale, in maniera tale da poterli inserire nella white list, che appunto consentirà, nel momento in cui passa la macchina, di non venire rilevata come infrazione. ZTL, il primo in Calabria va a avere questa ZTL? Mi risulta che c'è Cosenza che ha attivato dei varchi elettronici, controllo elettronico della ZTL, poi non mi risulta che ci siano altri, quindi sicuramente la provincia di Reggio Calabria siamo tra i primi a sperimentare il controllo elettronico, il sistema di controllo elettronico dei varchi, che è un sistema molto, molto moderno. Sindaco, la ZTL è fortemente voluta anche da questa amministrazione. Sì, assolutamente sì. E a breve entrerà in funzione la ZTL moderna, elettronica, diciamo, come avviene in tutte le città grandi, importanti e moderne che vogliono andare nella direzione delle smart city, appunto. Rientra nel contesto che abbiamo voluto di pedonalizzazione parziale della piazza, perché come sapete abbiamo voluto che i quattro quadrati importanti di questa bellissima piazza divenissero isole pedonali permanenti, lasciando la viabilità nel corso della settimana e inibendola poi durante le feste, la domenica o l'estate la sera. E non posso non ringraziare il comandante della polizia locale, che è sempre attento, sempre vicino a seguire quelle che sono le indicazioni, l'indirizzo politico, diciamo, dell'amministrazione, a concretizzarlo con progetti come questi che rendono Palmi davvero all'avanguardia e ci permettono di valorizzare al massimo questa nostra bellissima piazza, senza intaccare peraltro quella che era la disciplina già vigente con riferimento agli orari di accesso e di percorribilità della piazza.